Salve a tutti! Stasera c'è una novità. È l'11 di luglio, anche troppo presto a dir la verità, per fare le patate novelle. Queste qui le ho fatte nell'orto di Ubaldo e nel bosco del Varigello. Sono super biologiche, non hanno avuto nulla, terra pura e neanche l'acqua non l'ho mai annacquate. E il tempo, il cielo, ha solamente dato 10 minuti di acqua, perché da quando le ho seminate ad oggi non ha mai piovuto e è sempre stato anche troppo caldo, 30 gradi c'era, pensate voi, anche oggi. Queste sono le prime che vengono messe in forno. Le patate novelle, queste qui piccoline, tonde, sono tutte uguali e vanno cotte con la buccia, perché è quella la loro bontà. Queste sono tutte scelte fra quelle più piccoline, queste cuoceranno prima. È una razza rossa a pasta gialla. E se pensate voi che non ho mai avuto l'acqua, queste sono di una bontà sublime. E queste sono, si mettono subito in forno, perché nel frattempo che pulisco queste, tanto queste qua cuociono. Patate novelle. E uno l'abbiamo fatto. Ora, se guardate bene queste altre patate qui, quelle che ho messo in forno prima erano quelle piccoline, che vanno mangiate subito poi, perché dopo diventano vizie. Queste qui, vedete che sono tutte sciupate, macchiate, rovinate. Anche queste bisogna mangiarle subito, altrimenti vanno a male. Sono quelle che si sono sciupati per toglierle con il tridente. Queste patate qui, che nel frattempo che quelle altre piccole cuociono, queste vanno pulite, e anche queste sono state scelte fra quelle danneggiate, ammaccate, rovinate e sciupate dal tridente, che perché togliere le patate bisogna scavarle un po', quindi vedete che sono tutte sciupate. Anche queste bisogna mangiarle subito, altrimenti vanno a male, vedete? Sono belle dure perché non hanno avuto l'acqua, niente, e queste sono molto buone. Una cosa da dire: se guardate queste due patate, se fai un particolare, Mariano, se vieni qui vicino, vedete che una parte è buona e una parte no, vedete che è marcia, guardate, anche questa, vedete? Allora, questo è importante dire che siccome quest'anno è stato e continua ad essere troppo caldo, le patate che erano sottoterra solamente di pochi centimetri sono state cotte dal sole, cotte dalla temperatura, perché sono ormai da maggio che non piove, come ho detto prima ha fatto pochissima acqua che non è servita a poco. Le patate sono rimaste piccole, io non gli ho mai dato acqua, e quelle che erano un po' più in superficie sono state cotte dalla temperatura del sole, che è andata in certi giorni anche a più di 30 gradi, e dai oggi e dai domani anche le patate hanno il loro limite. Questo è anche il segno del cambiamento climatico, che le patate di solito hanno un loro ciclo di 4 mesi, da quando vengono seminate a quando vengono tolte. Però quest'anno si sono anticipate tantissimo, perché le piante sono entrate in sofferenza, perché se non piove e è troppo caldo, la pianta fa il ciclo ridotto. Se pensate che io l'ho messa il prima possibile, perché in questa zona qui, nella Val Freddana, arrivano le brinate anche tardive che sciupano tutti, come è successo, tutte le fioriture sono state sciupate anche l'anno scorso. Quest'anno ho cercato di metterle il prima possibile le patate, e forse grazie a quello che sono un po' più grosse, nonostante non hanno mai avuto l'acqua.
Sicuramente saranno più buone, eh? Però come produzione è veramente scarsa, perché se tanti anni fa la gente doveva campare su queste patate qui, quest'anno era carestia nera, perché non aveva poco da mangiare e non le poteva mangiare perché altrimenti finivano da seme. E che metti poi il prossimo anno? Non metti niente. E quindi era un problema per tutti, per la gente che soprattutto ci viveva di patate. E noi qua siamo nella Val Freddana, siamo più o meno a casa mia e 150 metri. Però è lì, è caldo, troppo caldo. Quindi niente, ora si puliscono, si nettano, come si dicono, si fanno a truccoletti, ma anche questa con la buccia e tutto, perché sono buonissime. Ok? Vai, si comincia a fare un po' di pulizia. La gozza. La vita è così, tutta la gozza. Siamo quasi, eh? Sì. Gialle rosse. La sciacquata ci vuole, che c'è un po' di terra attaccato, però vengono più buone. Perché le patate fatte in questo modo qui sono buone anche il giorno dopo. Quando fa la crosticina poi è ancora meglio. Oggi si mette pezzettino di rosmarino, la salvia, lo spicchio d'aglio, ci vuole proprio, taglio in due, ne metto uno qui e uno qua, poi il sale. D'olio. Ora per poterle cuocere un po' meglio ci vanno rimesse anche un pochino d'acqua, poca ma un pochino ci vuole. Vai. E queste sono più grosse siccome ci vuole di più a cuocere. Allora giro quell'altra intanto. Eccoci, le patate sono pronte e ora taglio il pane. Il pane è sacro, va rispettato e va mangiato
lentamente e poi non va neanche mai messo così in tavola, ma sempre per il verso, altrimenti è peccato. Guardiamo le patate, eccole qui, sono pronte per essere divorate, perché sono buone, senti che profumino. Beh, che dire, ma tanto si mangia queste, quando sono pronte si mangia anche le altre. Mi piace, ragazzi, passatemi i piatti. Ed ecco il secondo, la prima teglia si è fatta fuori, però si può fuori anche questa qui, guardate qua, saranno buoni, che dici? Siamo un 6, si mangeranno tutti, ci si farà un te profumino. Passatemi i piatti, vai! Sono al bollore, attenti che scoppiano in bocca, eh! Scoppiano in bocca, eh!